L'attività motoria e ludica entra nelle scuole della Piana di Lucca con il progetto Il Corpo e il Movimento. L'iniziativa, promossa dall'associazione SLURP, di cui fanno parte 6 club service presenti sul territorio, Sor Optimis, Lions Lemura e Host, Unione Veterani Sportivi, Rotary e Panathlon, permette alla scuola dell'infanzia di avvalersi di personale specializzato che, affiancato al personale scolastico, aiuta in modo corretto e scientifico i bambini da 3 a 5 anni a prendere consapevolezza del proprio corpo e del proprio potenziale, consentendo al contempo lo sviluppo cognitivo alla base dell'apprendimento disciplinare, secondo il concetto per cui se migliora il corpo, migliora anche il pensiero, che deve essere altrettanto ben coordinato. Il progetto si sviluppa praticamente con una convenzione con tutte le scuole, in modo tale che poi effettuiamo tramite docenti laureati in scienze motorie, attuiamo il progetto con l'attività motoria nell'ambito delle scuole materne e della scuola primaria, ci auguriamo. SLURP porta avanti la proposta formativa nelle scuole materne da 9 anni e adesso punta ad estendere l'attività anche alle scuole primarie. E sapete che oggi le classi quinte prevedono obbligatoriamente 2 ore aggiuntive di attività motoria e noi completiamo il quadro facendo lavorare anche i bambini della scuola dell'infanzia. Quindi perché? Perché l'attività motoria sappiamo che è al primo posto, è fondamentale, questa è la città del gioco come amiamo definirla, ma è la città anche dove si apprende, quindi giocando si apprende e l'attività motoria è alla base anche dello sviluppo cognitivo.